ieri intanto l'Udinese perde a Firenze 5-2 e poi vabbè la Roma vince in quel modo a Bari. Che cosa stasera deve succedere? Soltanto un risultato oppure sentiamo? E soprattutto l'atteggiamento della gente, perché immagino no. Ma io intanto mi devo scusare con tutti i tifosi della Lazio che la scorsa settimana parlavo di che comunque erano stati venduti pochi biglietti, non c'era stata la giusta risposta da parte del pubblico, e mi devo scusare se magari ho convinto anche uno solo di quelli ad andare stasera a vedere l'ennesima presa in giro. Quindi mi dispiace, perché credo insomma che quelli che hanno deciso di restare a casa fanno bene a restare a casa, perché dopo quello che si è visto ieri sera l'atteggiamento migliore che ci può essere è farsi una bella risata, perché io penso che la cosa più importante di ieri è fare i complimenti al Bari. Sì, perché nessuno l'ha detto, perché comunque noi tutti pensavamo che il Bari giocasse una partita al di sotto delle sue possibilità, invece ha fatto il massimo, ha giocato, poi chiaramente si è scontrata, come è successo a altre 10 squadre in questa stagione, con altre situazioni. Però dico, il Bari, io francamente non credevo che riuscisse a tenere la partita in bilico nonostante insomma tutto quello che... E quanto c'è di forza del Bari e quanto c'è di forse di una situazione fisica dell'altra squadra, no? Che pensi? Ma non lo so, io non guardo le altre squadre. Io ti dico una cosa, sai perché sono fiducioso ancora? Perché se giocano così non possono vincere tutte e tre. No, guarda. A meno che... Oh, no, ma che stai scherzando? Allora, ecco, la seconda cosa che la giornata di ieri mi ha regalato, e veramente mi fa molto arrabbiare questo, perché tutti quelli che chiedevano il massimo dell'impegno da parte della Lazio contro l'Inter perché era una cosa vergognosa. Ecco, io vorrei sapere, no, dove sono adesso quando c'è un amministratore delegato del Milan che annuncia pubblicamente che il Milan non tornerà a Milano sabato sera, ma resterà in ritiro per 3 giorni alla Borghesiana fino alla partita del Palermo, e quindi tutti i tifosi del Milan, io ne conosco anche qualcuno che si stavano organizzando sabato sera per riaprire San Siro come fu fatto per l'Inter l'anno scorso a mezzanotte a ritorno con l'aereo e festeggiare il loro scudetto dopo 7 anni e dopo 5 anni di scudetti dell'altra squadra della città. Quando ho saputo questa cosa, francamente un po' mi sono preoccupato sulla regolarità del campionato. Perché io vorrei che il campionato, che il Bari fosse un esempio per tutte le altre squadre, ma anche per il Genoa, che l'altra sera si è giocato comunque la partita a Napoli con le sue assenze, e sicuramente se la giocherà pure qui a Roma contro la Lazio. Eppure noi ce la faremo lo stesso, guarda che te dico. Permettimi di voler sentire Franco, che era uno di quelli che pensava che non... Io sotto la penso come te, però se noi diamo questo messaggio a tutti i costi, stasera non c'è più nessuno. Voglio andare a battere il sistema. Ma non è battere il sistema, è una comica, Guido, è una comica stasera, ma sarà una comica, la comica grande, lo sai dove ci sarà? Ci sarà a Udine ci sarà la comica vera, vedrai. Vabbè, posso dirti una cosa? Perché l'Udinese è stata sfavorita onestamente nelle ultime partite, e quindi ci sarà la possibilità della famosa compensazione, e così si potrà dire, però in fin dei conti l'Udinese... Questo comunque, tutto sulla carta, è vero? Tutto lascia prevedere questo, eppure... Io non mi ritiro, voglio andare fino in fondo, poi dopo alla fine, poi l'ultima giornata Lazio Genoa, poi dopo uno dice, allora a quel punto io se fossi la Lazio, lo dico, io ritirerei la squadra e farei un gesto eclatante, basta. Lo so che sembra un'assurdità, se non fai niente, stai a braccetto col sistema, c'è poco da fare. Vai, Franco. 11 leoni voglio vedere stasera, non me ne frega niente degli arbitri, della Roma, dell'Udinese, voglio vedere 11 leoni stasera, e voglio lo stadio pieno, altro che non andare allo stadio, andiamo tutti allo stadio, andiamo come ai vecchi tempi a riempire lo stadio, a sostenere la squadra dall'inizio alla fine, deve essere una bolgia l'Olimpico deve essere, una bolgia, ma lasciamo stare gli arbitri, gli avversari. Dobbiamo con le nostre forze arrivare a conquistare la Champions, dobbiamo vincere stasera e poi contare solo sulle nostre forze. Ecco che dobbiamo fare. Io
mi indigna, Luigi, mi indigna il fatto che tu dica non andiamo allo stadio, è già tutto scritto. Ho detto che mi dispiaceva per quelli che magari si sono lasciati convincere da me e da Guido, che la scorsa settimana abbiamo fatto la tunata, nel senso continuavamo a chiamare la gente. E io dopo quello che ho visto ieri sera, tutti allo stadio, perché oggi no? Oggi sì, più di prima. Andiamo stasera, sì, io allo stadio. Oggi c'hai tutta Italia che ti guarda. Non ti guarda nessuno. Guarda che oggi è lunedì, ci saranno meno trasmissioni sportive. Oggi, vabbè, lui non esagerare, è più facile fare le tortine. Ma sta oggi buono. Stasera è molto più facile perché ci sta bene. Vabbè, tu fai bene pure a tenere questo atteggiamento, perché sotto lo penso. Però dopo tu alla gente. Io sono stato felice ieri di scoprire che il Bari si è giocato la partita. Sarò felice di scoprire che il Milan la prossima settimana si giocherà la partita, così come l'Udinese, come l'Inter, Lecce, come tutte le squadre. Sarei felice di vedere un campionato normale. Come fa il Milan a venire qua a festeggiare se ancora per fortuna l'Inter ha vinto la partita di Cesena? Il Milan non ce l'ha lo scudetto. Deve venire qua a fare un pareggio. Faccia il pareggio. Io sono felice perché Biancaneve c'erano anche i sette nani che si chiamavano Eolo, Pisolo, Mammolo, Brontolo, Franco, seriamente, cioè se tu pensi a questa cosa, io sono felice, sono contento per te, perché io pure spero che il mondo sia bello, che tutti siano buoni, che nel condominio non guardi in cagnesco quello del pianerotto perché impaga il condominio. Cioè, ma poi scusa, Luigi, dimmi una cosa. Ma stiamo scherzando, se vogliamo scherzare, scherziamo. Cioè, ieri si è consumato. Ma no, il fatto che una volta quella roba lì può capitare una volta. Ma se ti capita 10 partite, cioè ci sono state 3-4 partite decise all'ultimo minuto Ma tu mi vuoi convincere a me? Ma che non lo so? No, io ti sto dicendo che però siamo alla vigilia di Lazio-Juve. Tanto queste cose ce le stiamo dicendo da lunghi 3 anni, perché non è solo quest'anno. Perciò non è che però stasera devi pensare un attimo alla Lazio, se la gente va allo stadio e l'atteggiamento è quello di abbracciamo la nostra squadra, applaudiamola perché comunque. No, facciamoci sentire. No, deve essere una bolgia in tutti i modi. Mazzoleni come fa un errore, ma veramente deve crollare lo stadio. Ecco, è lì che ti devi far sentire, perché non la possono fare così sozza. Ma non ti preoccupare che ci sarà l'ammonizione del quarto uomo. Allora tagliamento. Allora vedremo, perché voglio vedere fino a che punto arrivano. Però intanto stasera stai lì e stai lì pure tu. Allora, se battiamo la Juve non ci saranno arbitri che tengano, perché beh, scusa lui, se batti la Juve poi dopo ti fanno fare 9 punti, ma non ti preoccupare che in qualche modo a Lecce adesso è una però partita aspetta, che ti fanno perdere. Io ho capito perché stai a fare così. La Roma vista ieri non può fare 9 punti, non li può fare neanche anche se arrivano l'arbitro e la portano in carrozza. Mi sembra che la Roma vista ieri ne ha fatti 59 di punti, perché ne ha fatti 59, quindi io ormai a queste cose qua non ci credo più, perché ma tutte le decisioni prese ieri dall'arbitro russo di Nola sono delle decisioni che si possono sbagliare. Cioè tu puoi sbagliare una cosa e poi vedere una cosa per un'altra, ma quando tu vieni pubblicamente mandato a quel paese da un giocatore che ti rincorre per 10 metri, adesso io mi chiedo, dottor Nicchi e il dottor Braschi, che quando una volta Lotito si è permesso di dire, dopo che ci avevano fatto quel tipo di arbitraggio, che era un arbitraggio sbagliato ed è stato redarguito ed è stato detto vada alla magistratura se ha le prove, allora io mi chiedo, ma dove sta oggi Nicchi a chiedere scusa ai tifosi del Bari? Perché deve chiedere scusa ai tifosi del Bari, perché ha segnato un gol o due dopo quell'episodio, un giocatore che non doveva essere in campo, lascia stare tutti gli altri episodi. Ma perché quella è l'errore più grave dell'arbitro, è quello, perché significa che tu hai due pesi e due misure e ti fai mandare, cioè si dice sempre la protesta non deve essere quello, ha rincorso 5 metri, ma magari aveva pure ragione, magari aveva anche ragione, ma quella è una roba da ritiro della patentino, del patentino dai arbitro. Io non ti voglio più vedere.
perché significa che sei come Rizzoli, che quando arbitri certe squadre ti fai mandare a quel paese, e quando invece ne arbitri altri fai da tre turni, perché i giocatori che fanno hanno quell'atteggiamento prendono tre turni, non giochi più da lì alla fine del campionato. E c'è poco da fare, ragazzi. Gli altri errori sono rigori, visto, non visto, tirata di maglia, tutte cose che ci possono stare, ma quello è a campo libero. Ti rincorre un giocatore, ti dice, come ha detto Fracicone, insomma, sì, tutte quelle cose lì che dice, ah, poi Fracicone, ma è una cosa goliardica dire all'arbitro Fracicone. Allora, vabbè, allora diciamo ai bambini, oggi pomeriggio, voi che andate alle scuole calcio, se un arbitro vi fischia la punizione, no, contro, dite, ah, Fracicone! No, ma perché l'altro termine, ecco perché, perché l'altro termine che è stato detto, hanno fatto finta di non dirlo, ma poi si è visto nettamente. Perché era pezzo di... quello è... Allora, se tu rimani in campo, basta, vuol dire che c'hai la sudditanza psicologica. Quando Franco, io sento dire da Sconcerti a Sky che erano 60 anni che una squadra non aveva tutta questa quota di rigori in un campionato, 60 campionati, allora ci sono due possibilità: o questa è la squadra di Zeman, cioè una squadra che gioca tutta all'attacco, che entra in aria 70 volte, fa un gioco spumeggiante e allora dice, sai, prende 15 rigori a favore in un campionato, perché oppure ha fatto 120 gol. La Lazio segnava, mi ricordo quel periodo, segnava 8 con la Fiorentina, 5 quella, e nemmeno ci è arrivata quella Lazio a prendere tutti quei rigori. Hai capito? Cioè, nel senso, ma quando ci sono questi elementi, quando c'è comunque lo sponsor della Champions League, che insomma si sa qual è lo sponsor della Champions League, ma non lo possiamo dire, non lo diciamo, qual è lo sponsor della Champions League? Vabbè, quello però è a livello internazionale. Allora, quello sponsor lì, ma quale squadra può voler al quarto posto? La Lazio, l'Udinese o un'altra? Vabbè, quello però, scusami, non conta niente. Però a livello internazionale, tutto... cosa? A livello internazionale, per me questo ragionamento non può passare, ma fino a un certo punto. No, a livello italiano sto parlando, no, a livello internazionale dopo, però del prossimo anno certamente gli conviene, no? Visto che comunque è il proprietario di una squadra. Sì. Preferisce averci la squadra però sua. Però mo sono arrivati altre cose, sono arrivati americani, perciò pensavamo che fosse arrivano americani, basta, no, ma manca, chi deve arrivare? I cinesi, i giapponesi. Ma poi al di là di questo, però io però torno alla partita di oggi, scusami lui, però noi stasera, ma perché noi dobbiamo sempre dall'altra parte? Allora, ma guardiamo è giusto farlo, perché in questo momento si stanno giocando, ma loro sì, con noi, perché non voglio guardarci poi dopo, no, però adesso noi non vogliamo, no, aspetta, quella cosa che ti voglio dire è che stasera però noi abbiamo di nuovo la, diciamo, non dico un match ball, ma una cosa simile, perciò quasi, tocca pure a noi quasi match, perché forse il match ball ce l'abbiamo a Udine se tutto poi va bene stasera, perché stasera sarà una partita difficilissima, perché arriva una Juventus che poi ha voglia di, ma la Juventus è sempre la Juventus, no? E se noi stiamo lì ed entriamo in campo, la Lazio deve essere concentrata sul campo, perché se comincia a pensare come la pensiamo noi, anche i giocatori, diventa più difficile, perché ma poi per il giocatore va fuori testa, perché poi potrebbe avere non solo un alibi, ma potrebbe anche essere, diciamo, abbastanza, perché i nostri quando poi vanno a fare, a discutere, purtroppo non lo fanno tanto bene, perché a parte che sono gli arbitri che ci ammazzano, ma non abbiamo gente che, no, sa... Io invito i giocatori della Lazio stasera a non protestare mai. Bravo. A non fare falli e a giocare una partita proprio tranquilla, senza farsi prendere dal nervosismo, perché la prima occasione... Sì, io pure penso questo lo penso invece, che la prima occasione ti ammoniscono Diaz, che fortunatamente sì, questo è vero. Perciò questo sì, però ecco, dobbiamo cercare di creare un ambiente ideale stasera. Un ambiente dove andiamo allo stadio, però quando poi andiamo allo stadio siamo tutti calmi. Quando entriamo lì, ricordando tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, in questa ultima giornata, io mi auguro che il tifoso della Lazio si renda conto di quello che gli stanno facendo e tiri fuori tutta la rabbia, no, sportivamente parlando, dando tutto in quei 90 minuti, perché io sono convinto che stasera possiamo portare a casa i 3 punti. Però ci deve essere uno stadio positivo. Se poco poco l'arbitro comincia a fare, noi dobbiamo anche condizionare gli arbitri, come fanno quelli, se l'Inter ha fatto la pagnolata a Milano l'altra settimana, ci vuole incoraggio veramente da Leoni, ma noi quante pagnolate dobbiamo fare su tutto quello che sta accadendo? Ecco perché stasera, dai, positivi, dai, forza, andiamo a combattere, dai. Andiamo a vincere, andiamo a vincere, la andiamo, ciao, aspetta, che ciao, aspettate la U.